Oggi sono a Cesano Maderno per farvi conoscere la Salus et Securitas. Se siete interessati, non vi resta che seguirmi. Ed è il momento di presentarvi il fondatore e amministratore delegato della Salus et Securitas, Giovanni Sorrentino. Giovanni, iniziamo a parlare della storia della Salus et Securitas, perché lei è un imprenditore evidentemente giovane e ha una bellissima storia. Come nasce? Allora, Salus et Securitas nasce nel 2016 da una mia idea di andare a gestire un aspetto di consulenza negli ambienti di lavoro per tutte le realtà aziendali con almeno un dipendente. E quindi di conseguenza nel 2016 decido di aprire questa attività lavorativa, nonostante io avessi già un'esperienza importante alle spalle come consulente e formatore in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Salus et Securitas nasce nel 2016 fondando in centro a Milano una sede legale ed amministrativa, con la volontà di iniziare a intraprendere l'attività lavorativa non solo in ambito della regione Lombardia, ma un po' su tutto il territorio nazionale. E quindi di conseguenza decido di allargare un po' i miei orizzonti andando ad aprire diverse sedi operative sul territorio nazionale. Quanto è importante in prospettiva del futuro espandersi a livello nazionale? Direi che è indispensabile, soprattutto perché l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è applicabile su tutto il territorio nazionale, quindi l'esigenza parte in qualsiasi regione d'Italia. E quindi la volontà mia e quindi di Salus et Securitas è stata proprio quella di andare ad accogliere tutte le esigenze di tutte le aziende in qualsiasi posto e luogo in Italia. Ed è il motivo per il quale nella crescita di Salus et Securitas abbiamo aperto delle sedi operative, questa in Cesano Maderno, che è Monza e Brianza, una a Montecatini Terme nel cuore della Toscana, a Salerno, quindi in Campania, e anche delle sedi di rappresentanza nelle principali città d'Italia, come Torino, Genova, Bologna e Roma, in modo tale da andare a servire tutto il territorio nazionale italiano. Lei ha all'attivo 1500 ore annuali di corsi di formazione e vorrei entrare più nello specifico. Ci parli di questi corsi di formazione, l'importanza, come sono svolti? Assolutamente sì, io sono un formatore e consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni anno ho 1500 ore di formazione in aula. E quindi ogni anno la mia attività va a cogliere tutti gli aspetti informativi, formativi e di addestramento per i corsi obbligatori della sicurezza. Ve ne cito solo alcuni perché in realtà ce ne sono effettivamente molti, così come prevede l'attuale decreto in materia di sicurezza sul lavoro. Abbiamo dei corsi antincendio, piuttosto dei corsi di primo soccorso aziendale, piuttosto che i corsi di formazione per i dirigenti, i preposti e i lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. E poi soprattutto negli ultimi periodi i corsi di formazione per l'utilizzo di attrezzature di lavoro, quindi la messa in sicurezza di logistiche, magazzini che portano a formazioni anche per l'utilizzo di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, piuttosto che gru o macchine in movimento a terra. Lei ci ha appena elencato tanti servizi che offrite, ma la cosa interessante è il fatto che si possano frequentare questi corsi sia nelle vostre sedi di formazione, così come nelle sedi dei vostri clienti, addirittura nelle aule virtuali. Ce ne vuole parlare meglio? Salus et Securitas mette a disposizione diverse modalità di erogazione del servizio della formazione. Come giustamente stava citando lei, la formazione direttamente presso il cliente è sicuramente un valore aggiunto, quindi svolgere direttamente all'interno del contesto lavorativo dell'azienda interessata la formazione direi che sia la soluzione migliore che il più delle volte il cliente sceglie. Abbiamo ovviamente le nostre sedi che accolgono corsisti, e poi vi citerò una serie di dati statistici interessanti, accolgono corsisti ogni giorno proprio per formare i lavoratori. E la novità assoluta che credo ci faccia fare un salto di qualità nella scelta proprio di Salus et Securitas è la possibilità di avere delle aule virtuali, cioè un collegamento in videoconferenza in diretta con
i docenti, il sottoscritto, altri miei collaboratori, e in quel momento andiamo a personalizzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro proprio in funzione anche delle esigenze dell'azienda, anche dal punto di vista tecnico. E come ultimo step del percorso di formazione garantiamo anche una serie, una gamma di corsi in e-learning, dove il corsista si collega con qualsiasi dispositivo, da un PC fisso, un PC portatile, un tablet o uno smartphone, e riesce a frequentare in qualsiasi tempo, gestendo direttamente lui la formazione, alla fine per poter ottenere alla fine l'attestato di formazione, chiaramente abilitante al corso di formazione. Facciamo un passo indietro. L'ha appena detto, vorrei evidenziare qualche dato statistico della Salus et Securitas. Come corsi di formazione, prendendo come paletto il 2016 come inizio di questo percorso di formazioni in materia di salute e sicurezza, abbiamo già organizzato 3.000 corsi di formazione su tutto il territorio nazionale, totalizzando circa 20.000 ore di formazione e formando ben 15.000 lavoratori. Questo è un numero che ci fa ovviamente onore e deve essere sempre, comunque, lo dico anche ai miei collaboratori, ai miei docenti e a tutto il mio staff, un punto sempre di inizio e mai di arrivo. Abbiamo già programmato i prossimi mesi e la fine del 2023, e quindi di conseguenza il nostro obiettivo è sempre comunque di raggiungere i discenti che hanno proprio questa esigenza dal punto di vista tecnico, perché le aziende in un modo o nell'altro, obbligate dal decreto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro, non possono non frequentare questi percorsi di formazione. E quindi la nostra volontà è proprio quella di mettere a disposizione maggiore opportunità per rendere qualcosa che può sembrare effettivamente magari noioso e pesante, renderlo assolutamente piacevole e soprattutto istruttivo, perché questi percorsi di formazione possono fare la differenza in ambito lavorativo. Beh, sicuramente la garanzia di Salus et Securitas è il fatto di essere una società certificata. Parliamo appunto delle certificazioni. La Salus et Securitas è certificata con la ISO 9001, che è una certificazione che garantisce il processo di qualità dei percorsi di formazione e delle consulenze in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. È stata una delle prime certificazioni che abbiamo ottenuto, e di seguito abbiamo ottenuto anche la 45001, che è una certificazione che garantisce anche che l'aspetto dal punto di vista della sicurezza negli ambienti di lavoro di questa realtà è stato effettivamente certificato. E abbiamo una terza certificazione, che è la 45005, certificazione che è stata molto molto interessante nel periodo del Covid-19, che è andata a certificare i processi di messa in sicurezza per quanto concerne proprio il rischio Covid-19, che, come tutti ben sappiamo, ha coinvolto il biennio 2020-2021. Per concludere, Giovanni, quali sono i punti di forza di Salus et Securitas? Li racchiuderei in quattro aggettivi: sicuramente professionalità, esperienza, competenza e accuratezza. Bene, adesso mi sento al sicuro. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio Giovanni Sorrentino per averci ospitati oggi alla Salus et Securitas. Grazie per la visita, arrivederci. Se volete essere voi i prossimi protagonisti di Business Life, non resta che scrivere a redazione@business24tv.it. Mi raccomando, scrivete.